Caro Babbo Natale, non è semplice per me quest'anno farti una richiesta, anzi direi che è quasi impossibile. Questo perché nell'anno appena trascorso, un anno difficilissimo per tante persone, per me è anche stato il più bello mai vissuto. Quando il 25 dicembre mi alzerò e andrò sotto l'albero di Natale, non c'è niente che i miei occhi vorrebbero vedere, perché il regalo più grande l'ho già ricevuto. Una figlia che scarterà i tuoi doni, con gli occhi pieni di stupore, con le mani che tremano per la fretta di strappare via la carta, con gli occhi sbarrati per quei regali che hai lasciato per lei. Cosa posso chiedere di più? Ho una figlia che incarna il vero significato del Natale, una figlia che sa stupirsi perché nella magia ci crede fermamente. Natale è generosità e Katia è una bambina che dona. Sorrisi, abbracci, baci, persino le caramelle che condivide senza mai essere gelosa. Natale è allegria e Katia è musica, è risate cristalline, è salti di gioia sul letto. Natale è sorpresa e Katia sa sorprendersi di fronte a un mare di castagne o un paio di calze che diventano due lunghe code. Natale è famiglia e Katia ci ha resi una famiglia all'ennesima potenza, una famiglia che scalpita per passare del tempo insieme a lei. Katia ha portato il Natale nella nostra vita, non c'è niente al mondo che potrebbe rendermi più felice. Ogni anno, da 5 anni, seduti al pranzo di Natale con le nostre famiglie, io e Riccardo abbiamo espresso il desiderio di poter avere un figlio o una figlia il Natale successivo. Quest'anno il desiderio è diventato realtà e sono così felice che a volte devo stropicciarmi gli occhi o darmi un pizzicotto per capire che non è un sogno. In ogni caso, siamo qui, caro Babbo Natale, e spero di essere sempre nella tua lista dei buoni. Perché a dirla tutta, qualche bel titolo che mi piacerebbe ricevere c'è. Vorrei tanto poter avere. Senza Buddha non potrei essere cristiano, di Paul Knitter. Lo yoga mi ha portato alla mindfulness. La mindfulness mi ha portato al buddismo, dalla quale nasce e della quale riprende alcuni degli insegnamenti. Essendo cattolica, penso sia interessante scoprire gli aspetti di altre religioni che in qualche modo hanno cambiato la mia vita. Natale in giallo. 10 autori, tra cui Arthur Conan Doyle e Fitzgerald, raccontano un Natale di intrighi e misteri. È la lettura del nostro club del libro di questo mese. Sono molto curiosa di leggerlo. La città delle ragazze di Elizabeth Gilbert. Nonostante preferisca questa autrice quando scrive libri di crescita personale, ritengo sia una bravissima scrittrice e sono curiosa di leggere il suo ultimo romanzo. Conversazioni con Dio, volume 2 di Neil Donald Walsh. Ho letto il primo volume e mi è piaciuto moltissimo. Un'idea di Dio che si avvicina molto a quella che ho anche io. Un Dio che crede in noi e nelle nostre capacità. Un Dio che ci ha creati a sua immagine e somiglianza e quindi in grado di realizzare qualunque cosa. Sono interessata quindi ad approfondire l'argomento. E infine, un titolo qualsiasi di Joan Harris. Ogni suo libro mi ha letteralmente conquistata, quindi non ho preferenze. Sorprendimi. Questi sono i miei piccoli desideri per Natale. Spero che sia possibile per te e i tuoi elfi soddisfarli. Ti auguro uno splendido e magico Natale. Martina.